È proprio il caso di dire droni, che spettacolo! Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi ovviamente parliamo di droni, ma in ambito arte e tecnologia. Veri e propri spettacoli che in questi anni stanno illuminando i cieli di tutto il mondo. Prima di lasciarvi a bocca aperta con altre immagini, però facciamo un passo indietro e vediamo l'evoluzione di questi spettacoli luminosi con drone. Pensate che il primo utilizzo dei droni in campo artistico risale addirittura al 2012. Eravamo a Linz, in Austria, e in un'occasione di un importante festival, un festival musicale, per la prima volta 49 droni luminosi, droni della Ars Electronica Futures Lab, chiamati anche Spaxel, decollarono in simultanea creando una serie di coreografie suggestive. Questa esibizione si ispira all'intelligenza dello sciame in natura. Ogni drone rappresenta un punto luce, un pixel, ma qua perché si parla di Spaxel? Perché sono pixel a livello tridimensionale. Quei 49 pionieri, ragazzi, fecero davvero breccia. Arriviamo al novembre del 2015, e questa azienda Ars Electronica insieme all'Intel entra nel Guinness dei primati. Questa volta si parla di 100 droni, siamo in Germania, gli operatori in totale erano 25 e ognuno controllava 4 droni. Ma la tecnologia fa passi da gigante. Giugno del 2021, in occasione dei 100 anni del Partito Comunista, a Shenzhen, vi ricorda qualcosa? Un super spettacolo che fa ben 4 record mondiali. Spettacolo con più droni, la società si chiama iGreat, 5.164 velivoli, che ovviamente volano contemporaneamente. Secondo record, maggior numero di immagini create in un evento, 88. Terzo record, spettacolo con droni più lungo. Quarto e ultimo record, l'immagine luminosa più grande. I record, come sapete, sono fatti per essere battuti. Siamo nel 2023, in Texas. Durante uno spettacolo mozzafiato di 1500 droni si crea la figura del personaggio immaginario più grande mai realizzata. Un Babbo Natale di 220 metri, che si è aggiudicata il record anche per l'immagine più grande creata con droni negli Stati Uniti d'America. Ma quali sono le principali aziende del settore e come sono fatti questi droni? Neanche da dire che le principali aziende si trovano quasi tutte in Asia, tra Singapore e Shenzhen. Tra le più grandi iGreat, che è ancora detentrice di tanti record, e SkyMagic, altra azienda, in questo caso americana, l'Intel. Intel ha fatto da apripista in questo nuovo settore, sviluppando un programma, un software di gestione degli spettacoli e progettando un proprio drone. Con questo software un solo pilota con una programmazione va a pilotare centinaia e centinaia di droni, è tutto automatizzato. Il drone invece si chiama Shooting Star, è un quadricottero di 280 grammi creato appositamente per volare in sciame. È composto da un telaio in plastica e schiuma poliuretanica e 4 eliche inserite in gabbie protettive. Come hardware monta semplicemente un sensore GPS e come fonte luminosa un unico LED, ma che può variare tra 4 milioni di colori. Il software comanda questo LED, quindi i colori, ma anche i movimenti del drone nello spazio. Questo permette la creazione di figure 3D, creare coreografie, pianifica in anticipo la posizione e la traiettoria. I droni mediamente stanno a una distanza di 2,5-3 metri, quindi è importante, a maggior ragione, evitare nelle traiettorie qualsivoglia scontro. Se in America abbiamo visto che c'è stato
un record, e anche in occasione di eventi importanti, concerti o per esempio mi viene in mente il Super Bowl, ci sono stati spettacoli epici, qui in Europa non siamo da meno, stanno arrivando sempre più spettacoli, mi viene in mente l'Inghilterra, dallo spettacolo di Capodanno 2023 fino all'incoronazione di Re Carlo. E poi qui in Italia nel 2019 il primo spettacolo luminoso, Torino, per la festa del patrono che è San Giovanni. Poi c'è stato quello famoso quest'anno a Milano, organizzato dalla Campari per il restyling della sua famosa bottiglia. Più di 1000 droni, 12 minuti di spettacolo, figure che rappresentavano i simboli della città. C'è chi dice che i droni sono più inclusivi e generano meno rumore, meno anche problematiche, sto pensando agli incendi che possono succedere utilizzando i fuochi d'artificio. Lo scoglio per l'utilizzo di questa nuova tecnologia ovviamente è questo, a livello economico. Si parte dai 20.000 euro per spettacoli con pochi droni, fino ad arrivare ai 300.000 euro se superiamo i 100 velivoli. C'è anche tutta la parte burocratica, ragazzi, per far volare uno sciame di droni. Nulla da dire sul risultato, le immagini un po' ne avete viste. Tra un attimo vedremo l'ultimo spettacolo che c'è stato qui in Italia, a Bologna. Ringrazio il mio iscritto Stefano Bellini che mi ha girato questo filmato, che vedremo ora, proprio dell'evento di Bologna. Io ora vi saluto e colgo anche l'occasione per augurare a tutti un felice 2024. Che dire, i droni sono davvero uno spettacolo. Ciao!